Ciao, io sono nutrizionista e oggi ti presento una ricetta per preparare il pollo da leccarsi i baffi. Prima di tutto affettiamo le cipolle, tante cipolle perché io adoro le cipolle. Dopodiché affettiamo i peperoni, li tagliamo a tocchettini, già avrai capito che è un pollo con i peperoni. A questo punto ci spostiamo in padella, un filo d'olio e mettiamo a cuocere le cipolle e i peperoni con un pochino di sale e un pochino d'acqua e col coperchio. Qua non si vede, ma io ho aggiunto pure un po' di estratto di pomodoro per dare quel tocco in più. Lo vuoi mettere, lo metti, non vuoi metterlo, non lo metti, non fa differenza sostanziale, però insomma secondo me ci sta bene. Mentre peperoni e cipolla stanno cuocendo, andiamo ad infarinare il nostro pollo. Io ho utilizzato un mix di farina e amido di mais, perché secondo me quest'ultimo può contribuire a dare un po' più di cremosità. Un pochino di sale per aggiustare il sapore, dopodiché in padella facciamo spazio tra i peperoni e le cipolle, aggiungiamo le fette di pollo, le copriamo per bene col coperchio e guardate quanto è buono e cremoso, la fine del mondo. Qua era ancora super caldo e quindi il sughetto non era ancora bello cremosissimo, però lasciatelo raffreddare un pochino e vedrete che è la fine del mondo. Le olive ci stanno benissimo, io non ce le avevo, pazienza. Come vedete me lo sono goduto fino alla fine, se ti piace dimmelo nei commenti, lascia un like e seguimi, è sempre carichi e motivati. E questo, vabbè, ormai lo sai se mi segui, è il mio libro in uscita il 20 settembre.